Trattamento rimodellante e riducente, ne parliamo con delle esperte del benessere, Tiziana di EcoZone Benessere di Arezzo e Monica, estetica La Fonte del Benessere di Monte San Savino. Allora Tiziana, partiamo da te e spieghiamo un po' come questo trattamento, chi lo può fare, come avviene. Allora, il trattamento è un trattamento che possono fare sia uomini che donne, È un trattamento disintossicante e quindi si può fare proprio tutti, e in modo particolare serve per andare a disintossicare il nostro fisico dalle tossine, metalli pesanti, sostanze che noi troviamo da quello che respiriamo, da quello che mangiamo, da anche dove lavoriamo. Cioè, dallo stile di vita, dalla quotidianità. Esatto, insomma, esatto. Sono trattamenti che vengono fatti in base all'età, le sedute, quindi se la signora o il signore hanno 40 anni devono fare 4 sedute, A meno che in fase di check-up troviamo la persona abbastanza in sovrappeso, di conseguenza più tossine, quindi in quel caso possono essere assegnate anche una o due sedute di più. Certo, quello poi insomma è un trattamento Che può essere anche personalizzato. Sì, personalizzato, insomma. Naturalmente. Ecco. Quando si parla di ridurre, nel senso Che ridurre peso e ridurre in centimetri? Allora, ridurre in centimetri perché andiamo a togliere le tossine, perché per effetto osmotico da questo bendaggio che viene effettuato vengono portate in superficie, tipo spugna, le tossine che noi Accumuliamo. Perché queste bende che vediamo appunto nel trattamento Che vengono a volte intorno insomma alla figura, contengono un qualche cosa, contengono una miscela di sali minerali, zinco, potassio, fosforo, magnesio, e sono dentro a un contenitore dove vengono tenute a macerare come minimo un'ora e mezza. Certo. Queste 28 bende assimilano tutti questi sali, certo. Dopodiché queste bende, una volta applicate con una tecnica particolare, certo, vanno fatte con cognizione di certo, causa, sì, c'è proprio un protocollo ben preciso che certo, è importante, non è che improvvisato, assolutamente, altrimenti non ne viene l'efficacia del trattamento. Certo. Questi sali hanno il potere di richiamare in superficie, di portarsi via, possiamo dire così, queste tossine, questi metalli pesanti, tutti quelli che abbiamo in profondità, che a volte anche sudando, facendo un'attività fisica molto impegnativa, noi in realtà non riusciamo a buttare fuori. È un sale particolare? Sono sì sali ionizzati, quindi anche chi soffre di tiroide lo può fare tranquillamente. Ecco, non ci sono controindicazioni. No, non ci sono controindicazioni. Bene. Esatto. Allora, detto questo, l'abbiamo già un po' intravisto nel film come avviene, no? Però ecco Monica, se dovessimo dare proprio in dettaglio, prima di tutto quanti minuti dura tutto il trattamento? Allora, il tempo che in cabina la cliente si deve trattenere nel complesso all'incirca sono un paio di ore. In particolare il tempo di posa, proprio dal momento che abbiamo applicato il bendaggio, il tempo di posa sono 70 minuti. 70 minuti. Assolutamente sì, e vanno rispettati, non 65, non 75. 70 minuti, questo è importante, i tempi sono veramente allora, importanti. Allora, però io vedevo, no? Si parte con le misurazioni, mi assolutamente. Quando accogliamo la cliente in cabina, la prima cosa che, dopo aver fatto il check-up, logicamente, procediamo con questa misurazione che viene rilevata in varie parti del corpo. Nei punti nevralgici. Nei punti principali, certo. Sì, più importanti, più salienti. Dopodiché procediamo appunto al bendaggio eseguito in una determinata maniera, con un certo rigore di logica, e facciamo stare la cliente in posa per 70 minuti. Distesa in un lettino, può stare anche in posizione semiseduta, un lettino riscaldato, rendere proprio il trattamento una coccola. Piacevole al massimo. Certo, assolutamente. Uno, insomma, si può rilassare, bere una tisana. Assolutamente, immagino, perché questo, oltre ad essere un trattamento che fa bene sia al fisico, deve risultare un trattamento che fa bene anche alla mente. È un benessere per il corpo e per, per la mente. Dai, assolutamente. Anche quello, perché sì. Uno si regala queste due ore e è una coccola che poi si fa, no? È importante questo. Quindi abbiamo capito: misurazioni, bendaggio, rilassamento totale. Dopodiché, cosa avviene? Passati 70 minuti invitiamo la cliente ad alzarsi dal lettino aiutandola e procediamo logicamente allo sbendaggio del certo. corpo,
riprocediamo con la seconda misurazione, quindi la misurazione post trattamento. Ecco. Da lì potremmo immediatamente notare la differenza dalla prima misurazione in centimetri, perché proprio l'effetto è proprio immediato. Poi non è che c'è bisogno di docce, cosa, una mia domanda di curiosità. No, è proprio preferibile che la cliente non si faccia la doccia, ecco, per tutta la giornata, perché questi sali che vengono applicati nel corpo grazie al bendaggio tendono a rimanere sulla pelle e continuano proprio il loro, certo, effetto nell'arco della giornata. Ho capito. Quindi più rimangono nella pelle meglio è. Non danno assolutamente fastidio, non sporcano gli abiti, assolutamente. No, ecco. E quindi insomma voglio dire, poi si ritorna al lavoro, se una si è presa là nella pausa pranzo, sì, ritornare insomma a fare, sì, la propria vita normale. Sì. Un attimo, volevo chiedere a Tiziana, sì, cioè il fatto che tu mi abbia anche detto, no, poi in base all'età, 40 anni, 4 trattamenti, sì, ma se ce ne fosse bisogno se ne può fare anche qualcuno di più. Sì, esatto. Detto questo, per richiamare, che ne so, si può rifare, ci sono dei momenti, certo, in cui... Sì, sì, assolutamente. Una volta finito, diciamo, il protocollo di lavoro, ci sono due possibilità. O mantenere ogni 40 giorni una seduta di richiamo, sì, o altrimenti fermarsi per 6 mesi e dopo ripetere di nuovo tutto il ciclo. Quindi il quarantenne rifarà le 4 sedute. Benissimo. Sì. Allora io ringrazio le mie esperte del benessere per averci parlato del trattamento rimodellante e riducente.